In Corea, al di sotto del 38° parallelo, gli americani stanno aizzando i coreani del sud contro i loro fratelli del nord, con il proposito dichiarato di voler uccidere il presidente della Repubblica Democratica di Corea, Kim Jong-un. Stranamente, la notizia è stata diffusa, destando sospetti. Perché operazioni di questo genere abitualmente vengono tenute ben segrete. Comunque si dice che 1500 militari del sud disposti a tutto sono in corso di addestramento durante il quale verranno trasformati in altrettanti Rambo e in seguito in Bounty Killers. Essi hanno il compito di intervenire al momento giusto sul territorio della Corea del Nord, trovare e uccidere il presidente. Non è precisato se è previsto uno speciale premio conferito a colui che sparerà il colpo fatale, magari vigliaccamente, alla maniera di quanto fu per Gheddafi. Qualcuno entusiasta di tutto ciò che fa l'Occidente l'ha definita una brigata di arditi. Per noi non è così, è semplicemente una brigata di briganti, di assassini. Perché giudicate voi, 1500 uomini equipaggiati di tutto punto, che intervengono di notte in un paese che non è il loro, per uccidere. Sostenuti da aerei, da elicotteri, da tutto l'armamentario che sono in grado di offrire gli Stati Uniti, se meritano aggettivi elogianti. Per noi sono assassini e basta. Bisogna solo dare atto agli statunitensi di non aver proceduto in prima persona, di aver delegato memori probabilmente delle brutte figure fatte in passato. Quando fu lasciato tagliare la testa al povero giornalista freelance James Foley per non aver versato il riscatto richiesto, si dice per aver dimenticato di farlo, e per tutte le altre imprese, clamorosa quella del tentativo di liberare gli ostaggi a Teheran, conclusasi al limite del tragico, con morti e una brutta figura da scomparire sulla faccia della terra, sul piano militare. La descrisse molto bene un cronista dell'epoca. L'operazione americana Artiglio d'Aquila finì malissimo. Un elicottero USA si scontrò in volo con un aereo cisterna C-130, uccidendo 8 soldati americani e un cittadino iraniano. Ma l'impresa fallì definitivamente quando tutti gli elicotteri decollati dalla portaerei USA Nimitz dovettero fermarsi nel deserto per una serie di guasti. Adesso capiamo il motivo per cui gli Stati Uniti preferiscono valersi dei militari del Sud Corea, sia pur declassati in veste di assassini.